E ciao a tutti ragazzoni, ben ritrovati da Mr. Marty, da Lampione e da tutta la redazione dell'ironia dell'informazione libera e spesso un po' incazzata. Allora, oggi vi faccio questo video da questa location un po' particolare, non sono le mie solite camerette, le cose, no? Per cui alcuni mi prendono per il culo. Oggi, niente, stavo studiando un po' la situazione dell'ufficio che ha istituito Biden per quanto riguarda l'equal climate, vabbè, insomma, adesso praticamente farò questa puntata in cui vi parlerò del fatto che stanno passando da il Covid all'emergenza climatica. Ma non parliamo di questo ora, parliamo di un'altra cosa. Adesso, oggi io dovevo andare a un concerto. Vi dico questa cosa qua, sì, che è un po' una. Voi mi direte, ma che ci parli di cazzi tuoi? Che informazione è? Allora, no, ho vissuto una cosa incredibile. Sono a Roma, stavo andando al concerto di Max Richter, che vabbè è un musicista indifferente. Per entrare, non solo dovevi consegnare il solito cazzo di Green Pass, col tampone, vabbè, minchia, eccetera. Ti chiedevano anche il documento. Peccato che loro non possono chiederti il documento, quindi qua veramente sta saltando tutto per aria. In più ti chiedevano di fare un check-in. In cui tu ti dovevi autocertificare che vivevi non so dove, che facevi questo, che facevi quello, ti autocertificavi che non avevi esiti positivi a tamponi nell'ultima. Cioè, praticamente la situazione era. Sembrava di entrare, ma neanche allo stadio a vedere Roma-Lazio, Genoa Sampdoria, i controlli per filtraggi. Sembrava di entrare, non lo so, alla CIA, alla NASA. C'era una fila, adesso guardate il video. Il concerto cominciava alle 9. Alle 9 meno 5 c'era una fila di 200 metri, credo. Perché controllavano tutti uno ad uno. Questa è una cosa assurda. Cioè, in che mondo del cazzo stiamo vivendo? Ma per andare a un concerto di musica classica, sì, lo so, di te, sei un radical chic. Sì, vabbè, è vero, ma infatti lo sapevo, guarda. Cioè, io sono entrato a teatro, a balle varie, non è che la gente ti chiedeva, ma come ti permetti di chiedermi il documento? Ma chi cazzo sei per chiedermi il documento? Ma com'è che non vale più? Cioè, vale tutto, non è che vale, non vale più niente, vale tutto, ormai vale tutto. Ma la cosa grave è che di tutta questa fila di stronzi con le mascherine all'aperto, sembrava di essere in un lager, io non lo so, con questi che gridavano, documento e Green Pass alla mano, documento e Green Pass alla mano. Ma come cazzo stai? Ma io sono arrivato lì e ho detto, ma no, ma cos'è? Ma veramente? Ma cos'è questo? Cos'è la fattoria degli animali? È Orwell? È un film di merda? Che cos'è sta roba? Niente, allora me ne sono preso e me ne sono andato che vadano a fare in culo, adesso vi farò vedere i video, la Balbi manda i video, fai vedere. Cioè, adesso vi faccio vedere quello che bisogna fare per entrare a vedere questo concerto di musica. Allora, qua ti fanno compilare. Non lo so, ti fanno compilare delle cambiali, prestiti, non lo so, ti fanno autocertificare cose, cazzo ne so, insomma. Poi, tutti, mi raccomando, belli mascherati come sempre, all'aperto, notare, a parte questa eroina. Poi ci sono qui questi qua che gridano. Preparate i documenti a Green Pass, preparate i documenti. Green Pass e documento alla mano, per favore. Chi è pronto, prego? Ecco, guardate che fila chilometrica si crea, sembra veramente Roma-Lazio. Perché? Perché stanno controllando i documenti e il Green Pass a ogni persona che entra. Guardate che fila, allora lo spettacolo dovrebbe cominciare fra 7 minuti. Guarda, no, no. Adesso ve la faccio vedere tutto, ve la faccio vedere tutto. Io la faccio al contrario perché. Poi. Green Pass, documenti, grazie. Guarda cosa dobbiamo fare. Ribadisco, deve cominciare fra 5 minuti. 5 minutes. Ecco, vabbè, insomma, avete visto, sarà tipo 100 metri, no, più 200 metri di fila. Il concerto dovrebbe cominciare un minuto fa. Io non so se si vede qualcosa perché, però, laggiù, vedete laggiù? Questa è la fila che c'è
ora alle 21.01, quando il concerto doveva cominciare alle 21. Io non voglio far parte di questa subumanità, veramente. Si stanno trattando veramente a calci nel culo, e no. Richter, ma io mi sparo una birra, ma vaffanculo Richter. La cosa grave è che nessuno di quella fila si è rotto il cazzo e ha detto no, vabbè. Cioè, vabbè, no. Così no, solo io. E c'avevo anche il green scatz col tamponax, perché comunque sono sceso in treno, ho dovuto fare il tampone pressione in treno. Vabbè, solite cagate, ragazzi, insomma, no? Nessuno se n'è andato, tutti in fila. Ma allora il discorso è: noi vogliamo questa merda, questo popolo di merda, il popolo italiano, ma chissà perché siamo sempre stati dominati, chissà perché. Campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo. Siamo l'unico paese al mondo che ha il Green Pass per i sanitari, quelli che lavorano a scuola, adesso anche gli statali, i privati. Praticamente lo Green Pass, cioè, chi non ce l'ha? Non so, i sassetti, le paperette, i cagnolini. Per il resto, gli italiani ce l'hanno tutti nel... Scusate, sono incazzato, quindi dico un sacco di parolacce. La cosa che mi ha fatto vomitare è il fatto che tutti sono entrati dentro come delle pecore. Tra l'altro alle 9 e qualcosa c'erano ancora un centinaio di metri di fila, quindi questo fottuto concerto che volevo andare a vedere, che doveva cominciare alle 9, sarà cominciato, non so, adesso che sono le 9:30. È incredibile questa roba. Ma ti fanno stare in fila, ma io non so, ma... Raga, non lo so. Vabbè, adesso c'è comunque... Ve lo spoilerò, la prossima la faccio su Biden, che ha messo su questo bel ufficio sul clima. Si sta iniziando a parlare di lockdown, anche per il clima. Ormai è lockdown, ma se facciamo il lockdown per tutto, voglio dire, non so, per la dissenteria, uno la diarrea. Facciamo il lockdown perché oggi piove, facciamo il lockdown perché l'umidità è troppo alta, facciamo il lockdown al cazzo di cane. Vabbè, ragazzi, niente, vi saluto, che serata di merda. Oh, mi vergogno di essere italiano, mi vergogno. Ciao belli, teniamo duro e che vadano a fanculo.